prima cosa mettete delle foglioline di menta in acqua ghiacciata e li fate riposare almeno un'ora in frigorifero, sempre con la temperatura molto bassa. Quando l'acqua si è ben ghiacciata, andiamo ad unire alle foglioline di menta e all'acqua un po' di mandorle bianche e mandorle con la pellicina, tutte insieme. Aggiungiamo tipo 2 cucchiai di olio, un pizzico di sale e andiamo ad emulsionare con il nostro mixer. E vediamo se ci serve anche dell'altro olio. Ecco fatto. Adesso procediamo con il resto della ricetta. Prendiamo i fagiolini lessati e li tagliamo avere una misura di circa 1 cm. Li mettiamo in una ciotola e andiamo a tagliare un bel trancio di pesce spada. Cerchiamo di farne una datolata. Deve essere praticamente una tartare. Per cui prima facciamo le parti lunghe e poi ora andiamo a tagliare. Mi raccomando, state attenti alle mani, mantenete sempre la lama obliqua e le dita in questa posizione, non così, in questa posizione. Io continuo, ci vediamo dopo. Ho completato la tartare e la trasferisco in una ciotola. Ecco fatto. Adesso vi aggiungo un po' di pepe nero, un pizzico di sale, della granella di mandorle. È l'emulsione che abbiamo preparato poco fa, non tutta, metà. Mescoliamo in modo di amalgamare bene tutti i composti. Ok, lasciamo riposare in frigo per almeno 2 ore prima di servirla. Mi raccomando, deve essere servita ben fredda, ma non completamente ghiacciata. Quindi mezz'oretta prima dell'impiattamento la tiriamo fuori dal frigo. A dopo. Andiamo ad impiattare la nostra pietanza. Mettiamo un pochino di maionese di mandorle. Poi mettiamo al centro un coppa pasta e mettiamo il pesce spada insieme alla zucchina, insieme al fagiolino, perdono, pigiato un attimino in modo che venga compatto. Estraiamo il coppapasta, perfetto, e mettiamo un altro pochino di maionese di mandorle, un po' di mentuccia. A voi tutti, buon appetito!